Ciao a tutti, dopo l'estrazione delle schegge del mio scorso video torniamo a recensire le fazioni dei vari campioni. Questa volta tocca ai barbari. In questa fazione ci sono tanti eroi peculiari, alcuni da dimenticare, altri che in realtà sono abbastanza interessanti. Non vedo l'ora di recensirli insieme a voi e andiamo a scoprire quali di questi possono essere salvati, quali meritano questa recensione, invece quali meriterebbero solo una recinzione. Quindi bando alle ciance e sigla. Bene, 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 come nostro solito andiamo nell'indice ad aprirci la fazione che ci interessa, in questo caso quella dei barbari. Apriamo il nostro primo campione, Maculata. Partiamo subito dal dire che io l'avrei chiamata Marchiata, visto che in inglese è Marked e prende un significato completamente diverso rispetto a Maculata. Detto questo, lei è un buon campione. È un ottimo campione per iniziare la recensione dei barbari. La sua A1 non è particolarmente interessante, è un riduci difesa inferiore a bersaglio singolo, non la reputo comunque una buona skill, però la sua A2 è abbastanza interessante rispetto alla 1 perché attacca tutti i nemici e piazza un riduci precisione inferiore per due turni, è comunque una OE, bene ma non benissimo. La sua A3 è la vera chicca di questo campione perché è un aumenta difesa superiore per due turni in una OE e in più piazza un blocco debuff. Se usate questa destrezza con intelligenza, questa skill con intelligenza, il boss del clan vi risulterà molto molto più semplice, risolverete diciamo il problema dello stun. Potrebbe aiutare anche in effetti a ragno, perché il blocco debuff vi blocca i veleni e probabilmente anche nelle ondate contro il boss, cioè nelle ondate per arrivare al boss drago. Se la volete utilizzare la vestite con un set, penso tranquillamente rubavita, magari insieme a un set velocità, priorizzate in egual modo HP e difesa, perché le sue skill, anche se si basano su attacco, a voi serve che riesca a mettere questo debuff. In realtà, detto questo, lei è un campione ok di base, però anche qualora non lo fosse, oltretutto ha un qualcosa di magnetico questo campione, ma non riesco a capire cosa. Detto questo, oltre ad essere un buon campione, essere un campione ok, verrà utilizzata anche per la fusione del leggendario Razin. Quindi il primo verdetto su Maculata è fusione. Dopo di lei ci spostiamo su Decano, questo mezzo vichingo Jotun, mezzo eroinomane degli anni 60. Questo personaggio qua non brilla certo per utilità, perché la sua 1 è una provocazione singola con una probabilità irrisoria, la sua 2 forse l'unica skill decente per via del turno extra, quindi è come se fosse praticamente, tomandolo, come se fosse in costante protezione di un alleato. La 3 invece è un self buff con una piccola cura ogni 3 turni. Non saprei, diciamo che sinceramente su Decano non ci ho mai fatto affidamento, né riesco a trovare spazio per lui in un qualche team, quindi questo campione probabilmente lo prenderete proprio all'inizio e lì rimarrà, cioè lo terrete nella cripta, nel box cripta, fino a che non vi deciderete a sacrificarlo. Quindi il verdetto
abbastanza rapido su Decano è pollo. E spostiamoci su Nomade Dunale. Lei è sinceramente è un campione di tipo assistenza che non capisco completamente, perché la sua A1 mette un debuff inferiore a target singolo e oltretutto funziona una volta su due. Quindi già da questo sinceramente mi lascia un po' spiazzato. La sua A2 dovrebbe essere una cura efficace, ma in realtà sembra come voler curare lo sparo di un fucile con un cerotto, con un pick indolor, quindi no. La sua A3 è abbastanza situazionale, il fatto che piazzi il velo su un alleato per un turno è un aumento attacco inferiore, oltre che lo scudo su di lei, però è troppo situazionale. E poi per maxarla e quindi renderla un po' più utile bisognerebbe utilizzare 5 tomi, dovrebbero andare tutti qua. Quindi direi di no. Il verdetto deciso su un Nomade Dunale è sicuramente pollo. E dopo Nomade Dunale ci spostiamo su Solcatrice di Dune. E parrebbe che le dune non producano grandi campioni, evidentemente. Perché prima la Nomade Dunale e ora la Solcatrice di Dune. Che poi in realtà, piccola parentesi, la Nomade Dunale dovrebbe chiamarsi Nomade delle Colline, non si sa perché Dunale, però questo è un altro discorso, come sapete. Parliamo di Solcatrice delle Dune, A1, anche in questo caso un debuff inferiore a target singolo e con un 50% di entrare, tomato, quindi, ma per favore. A2 è uno specchietto per le allodole, perché sembra una skill buona, in realtà viene rovinata completamente dalla dicitura finale, ridurrà solamente il contatore di turno una volta per obiettivo, quindi già lo dice di poco. In più in questi tre attacchi lo può ridurre una volta sola, quindi Armigero, per favore, perdonali, perché loro non sanno quel che fanno. A3, una riduzione della guarigione che, seppur utile in alcuni contesti, sinceramente messa in un A3 con un refresh di 4 turni non la vedo particolarmente utile. Quindi verdetto sul nuovo campione Solcatrice delle Dune, sicuramente pollo. E poi ci spostiamo su Sentinella, un campione che secondo me poteva essere interessante come provocatore e tank in generale, se gli avessero dato magari una difesa decente. Gli hanno dato degli HP buoni, ma la difesa è abbastanza scarsa. La sua 1 potrebbe essere una buona skill, la sua 2 potrebbe essere discreta, non buona ma discreta, mentre la passiva prova a tenerlo in vita curandolo costantemente. Allora, dico che prima dell'uscita della Torre di Sventura l'avrei pollizzato subito come campione, perché non è questa gran cosa. Però adesso, se avete magari problemi a provocare il drago magmatico, quindi uno dei boss della Torre di Sventura, potreste invece magari usarlo. Diciamo che nonostante si possa trovare un'utilità specifica a Sentinella, ai miei occhi comunque rimane un personaggio sacrificabile, quindi questa sua specifica utilità al drago magmatico non lo esime da il viaggio premio alla fattoria. Quindi purtroppo verdetto su Sentinella, pollo. E dopo Sentinella ci spostiamo su Guerrigliera, che è l'emblema del bikini mail, un caposaldo di ogni gioco di ruolo. Allora, Guerrigliera è un bellissimo campione di classe A, e in più ha un valore aggiunto che è quello di poter essere ottenuta da tutti, perché è farmabile nella Landa Estinta, quindi per averla dovreste solo armarvi di pazienza e evocare la Dea Bendata affinché ve la droppi. Andiamo a vedere le skill. A1 trascurabile, devo dire. A2 un self buff da attacco, che è ottima, visto che aumenta del danno, aumenta l'attacco del 50% e più piazza un colpo extra nel caso questo attacco risulti decisivo. Andiamo a vedere la A3, eccola qui. Questa è la vera bomba di questo campione, che per un raro è davvero raro, davvero inusuale
avere un riduci difese 9, e oltretutto lei lo fa con il 100% di possibilità, quindi è tanta, tanta roba. Per sfruttare al meglio guerrigliera, magari la potete vestire, si fa per dire, con due set magari offensivi e uno accuratezza per garantirvi questo debuff, il debuff riduci difesa. O se volete potreste anche vestirla con un set rubavita per garantire un po' di sopravvivenza, anche se io comunque nella mia versione ho preferito la prima soluzione, appunto, due set offensivi e uno accuratezza. Quindi verdetto sicuro su guerrigliera, senza dubbio, ok. E poi ci spostiamo su sterminatore. In realtà la skin mi piace tantissimo, ma di lui non vorrei proprio parlare perché mi ha deluso tantissimo nelle prime fasi di gioco. Mi sarei aspettato molto, ma molto, ma molto di più vedendo la skin, perché inconsciamente lo associo, penso come tutti, a Ercole, essendo questa la testa del leone di Nemea. Però mi trovo a doverlo recensire, quindi mi tocca e lo farò nel modo più semplice possibile. A 1 pessima, a 2 di base, a 3 poco utile. Quindi verdetto su Sterminatore, senza ombra di dubbio, Pollo. E andiamo avanti. Unto. Nel caso ve lo stiate chiedendo, in questo caso i traduttori non hanno colpa. Il suo è proprio un nome di merda. Anche su di lui c'è poco da dire in realtà. Ha uno con un'unica utilità che fa 3 attacchi. Quindi, se proprio siete messi male, potreste usarlo da pirico per buttare giù lo scudo. A 2. Trova magari un'utilità nelle due fortezze, magia e spirito, uno per rubare lo scudo e l'altro per togliere quel blocco debuff fastidioso per poi piazzare riduzione della guarigione. La sua A3 è aumento del tasso decisivo e un contatore di turno ogni 4, quindi questa la cancellerei proprio. Tranne per i casi detti prima, quindi fortezza della magia, fortezza dello spirito, il verdetto scivoloso su Unto è sicuramente Pollo. E ancora avanti, ci spostiamo su Berserkir o Bersekir, che io dico, no? Si chiamava nella versione in inglese Berserker o Berserker, ma lasciatelo così. Perché chiamarlo Berserkir? Che al massimo è plurale di Berserker. Io devo smettere di sorprendermi ogni volta dei nomi, non riesco a capacitarmi. Vabbè, lui è un buon DPS. Ha una buona rosa di skill, abbastanza fatte bene. La 1 ha un moltiplicatore del danno ottimo perché è 3.9 ed è basato sull'attacco che è abbastanza alto. Cioè, oddio, diciamo che non è malissimo, non è altissimo, ma non è male. E in più aumenta il contatore di turno, appunto la 1. A 2, sempre un attacco con stavolta un moltiplicatore di 5.9. E se uccide un nemico guadagna un turno extra, quindi anche questa va molto bene. La sua A3 è un doppio AoE che ignora il 20% della difesa e anche questa direi che merita parecchio. Oltre questo, lui l'ho sempre trovato interessante per il fatto che ha un'affinità spiritica e quindi è contro gli odiosi campioni rossi che sono una nemesi dei nostri starter perché comunque noi iniziamo sempre con i campioni con affinità blu, con affinità magia e quindi quando troviamo affinità forza ogni volta è un dramma. E grazie a lui potremmo avere una buona contromisura. Quindi verdetto su Berserkir, ok. Ancora ci muoviamo avanti. Treccia sanguigna. Lei è un campione che avremmo potuto saltare se non fosse magari per la sua A3, che in questo caso per la fortezza dello spirito può essere abbastanza utile, ma credo che si possa trovare di meglio rispetto. Cioè di meglio per questa A3, anche perché non brilla di velocità, la può fare ogni 3 turni, quindi direi di no. Quindi verdetto per Treccia Sanguigna, abbastanza rapido, Pollo. E dopo di lei ci troviamo. Oh, Anima Arcaia, finalmente un altro campione che vale decisamente la pena recensire. Diciamo che lei è forse il campione raro che più ho amato e odiato in bassa arena. Odiato ovviamente quando me lo sono trovato contro.
un campione praticamente a tutto tondo, a 360 gradi. Ha una 1 che è fantastica perché attacca tutti i nemici e ha una base del 25% di tasso, come del resto tutte le altre sue skill. Poi nel caso vi dirò quanto è importante questa cosa. La sua A2 ha un moltiplicatore di 4 che ignora il 75% della difesa, praticamente un piccolo missile terra-aria. La sua A3, che oltre ad avere un moltiplicatore pauroso, perché se non ricordo male è 6, se lo facciamo abbastanza con tasso decisivo è un critico e quindi azzera il contatore di turno dell'avversario del 100%, cioè quindi ha un 100% di possibilità di azzerarlo completamente, quindi è davvero davvero buono. Perché, ricollegandosi al discorso di prima, perché è fantastico il fatto di avere questo 25% di tasso in tutte le skill? Beh, perché semplicemente è molto più facile vestirla e grazie a questo magari riusciamo a dare, visto che ci risparmia il 25% di tasso decisivo, riusciamo a dare nei guanti anziché tasso danno decisivo e quindi aumentare notevolmente il danno. Per vestire anima arcaia io potrei consigliare, anche qua bisogna capire dove la si vuole usare, però se la si vuole usare in arena, per esempio due set crudeli e oppure uno selvaggio e uno crudele, in modo da far diventare questa A2, no, in realtà ne basta uno selvaggio, in effetti sì, ne basta uno selvaggio per far passare questa da 75% a ignora completamente la difesa, oppure ci è andato con i crudeli e magari un set velocità. Allora, per concludere, Anima Arcaia poteva essere un campione di tipo super se non fosse che al boss del clan non brilla particolarmente, non gli trovo particolare utilità al boss del clan, quindi non saprei. Ma comunque, per arrivare al rango di campione S, cioè del rango super, gli manca veramente veramente poco, quindi verdetto al limite per Anima Arcaia è sicuramente ok. E dopo di lei ci spostiamo dalla sorella con la stessa skill, la stessa skin ma leggermente diversa, più umanizzata. L'altra aveva, no, anche lo spallaccio è diverso, va a vedere, no, è identico, quindi una è sporcata di dorato, lei invece è più umana, anche più bellina. Cuor di tigre o anima di tigre, che dir si voglia. Lei è uno degli ultimi campioni messa nella fusione di Pixniel o Pixaniel. Allora, è un campione che già dalla prima occhiata si può capire che potrebbe essere una buona soluzione per iniziare col piede giusto nel boss del clan, perché la 1 avvelena con un 60%, che non è male. Magari non è un avvelenatore di punta come può essere Banshee Gelata, ma vi può fornire un buon supporto tipo Killer Algida o cose simili. A2 piazza un indebolimento su single target, altro esempio che il sistema ci sta indirizzando verso il boss del clan. La 3 è una versione self della 3 di Maculata, quindi un po' inferiore. Diciamo che potreste usare Cuor di Tigre dal boss, dal Golem di Ghiaccio, dove non funziona bene Anima Arcaia. Però verdetto specialistico quindi su Cuor di Tigre è un tranquillo ok. Andiamo ancora avanti, apriamo Schermagliatrice, altro campione che si salva solo per l'apporto che può dare alle roccaforti dello spirito e della magia per via della sua A3, perché rimuove un buff. Le altre skill non sono in alcun modo degne di menzione, quindi passerei decisamente oltre. Il verdetto su Schermagliatrice, nonostante sia un campione del vuoto, è pollo. E andiamo da Uro. Non ci discostiamo troppissimo da Schermagliatrice. Allora, lui è un po' particolare perché ha dei moltiplicatori ai danni che sono altissimi, però nonostante questo non lo rendono un campione interessante, perché fa solo danno e basta, non ha effetti secondari, non lo fa bene il danno, quindi è meglio non farci troppo affidamento. Come aggravante ci aggiungiamo il fatto che è del vuoto, quindi ti esce un campione che dovrebbe fare una cosa, non la fa benissimo e in più è del vuoto.
dà fastidio perché normalmente i campioni del vuoto si dovrebbero sacrificare con un po' di remore, mentre a lui, a Uro, lo possiamo sacrificare tranquillamente a cuor leggero, cioè proprio senso di colpa zero. Quindi verdetto su Uro, sicuramente pollo. Andiamo ancora avanti, ci apriamo il mercante d'ira. Soprannominato da un mio amico, da un mio caro amico, il barbaro dolciotto, perché è un barbaro con questo viso puccioso. Allora, lui potrebbe esservi utile al boss del clan, se siete proprio agli inizi, all'inizio non avete avvelenatori decenti o campioni specifici. Piazza un veleno inferiore e un brucia HP con A2 A3, appunto. Boh, come lo possiamo definire? Il mercantile è una sorta di chimera di alcuni campioni e lui cerca di emularne tutte le capacità. Non lo fa troppo bene, ma almeno ci prova. Nonostante questo, però, non riesce a ottenere il mio favore, la mia salvezza, proprio per il fatto che è un campione del vuoto e quindi non merita di essere salvato perché doveva essere decisamente più performante. Ripeto, usatelo dal boss del clan se non avete null'altro in generale, altrimenti, verdetto per il barbaro dolciotto, pollo. E arriviamo all'ultimo campione, Gradasso. È un campione freschissimo, quindi è stata inserita nella fusione di Astralon, una versione di Iolao praticamente dopo tante sedute dall'estetista. Fa parte di una schiera di campioni che non sono stati recensiti perché sono usciti praticamente in concomitanza con le recensioni che ho fatto dei vari campioni. Quindi più avanti, non troppo in là, è probabile che farò come si fa per i giochi da tavolo e farò uscire dei video integrativi con questi campioni. Allora, parliamo di lui. Gradasso è un campione che trovo abbastanza strano perché soffre di un problema alle skill, cioè non vanno d'accordo le sue stesse skill, in particolare la sua A1 e la sua A2. Partiamo dall'inizio. Gradasso è un personaggio pensato per affrontare lo Scarab King, ok? Perché la A1 e la A2 mettono scudo e la sua A2 distrugge i massimi HP dell'obiettivo. Quindi queste due skill sono pensate per lo Scarabeo e anche questa perché aumenta il danno in base ai massimi HP distrutti. Detto questo, nonostante sia stato strutturato per lo Scarab King, quindi si piazzi uno scudo e attacca per non farsi contrattaccare, questo problema che si è riscontrato su di lui è il contrasto che va con la 1 e la 2, perché la 1 mette uno scudo del 5% del danno inflitto, che non è un grosso scudo, è uno scudo minimo. Invece lo scudo che mette con la A2 è molto alto, quindi noi mettiamo che parte si mette la A2, ok? Si mette uno scudo, poi attacca con la sua A1 e sostituisce lo scudo della sua A2 con lo scudo della A1, quindi va a perdere un sacco di scudo. Non ha senso, non ha senso. Vediamo con questa cosa, a meno che non l'abbiano sistemata oggi, nel mentre che sto registrando lo potrete constatare da voi. La sua passiva, come vi dicevo, è costruita per lo Scarabeo. Allora, lui niente da dire, è uno specialista, nonostante tutto rimane abbastanza utile, nonostante questo problema delle skill che prima o poi penso che fixeranno. Quindi lo premiamo in prospettiva con un ok sufficiente. E anche questa recensione è finita, i barbari ci hanno tenuto compagnia per una mezz'oretta, ora manca solo il sacro ordine e dopo di questo tutte le fazioni saranno fatte, almeno fino a quando non uscirà la nuova fazione, che detto fra noi non dovrebbe essere fra molto, dovrebbero essere dalle voci che si è sentito una fazione di samurai e penso che sposteranno Saito, lo vedremo quando usciranno. Se il video ti è piaciuto metti un mi piace, nel caso iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato, ricordati di flaggare la campanella per avere gli aggiornamenti sui video. Mi raccomando, se hai qualche domanda, se vuoi informazioni su un campione dove non mi sono soffermato molto, magari l'ho additato come pollo e hai trovato il modo di farlo girare, fammelo sapere qua
nei commenti. Detto questo, ti saluto e vi aspetto al prossimo video.